Intanto buongiorno, dopo la disfatta di ieri, chiamiamola disfatta, sì, è più palese, la Roma ha perso 4-0 a Udine, meritatamente. Poi vabbè, lasciamo stare il rigore che c'era per la Roma, 1-0, quindi lasciamolo stare. La Roma ha evidenziato dei limiti a livello fisico, a livello caratteriale, però mettiamo anche che l'Udinese è una delle squadre che cura di più, una di quelle squadre che fisicamente è già pronta. La Roma ancora no, la Roma sta al 40-50%, ma non è una scusante, la Roma ha perso meritatamente, lasciamo stare gli arbitri perché tanto ormai è una causa persa. Io penso che noi faremo un buon campionato, anzi un grande campionato, che se ne dica, che se ne dicano gli altri o i leoni a tastiera, come si vuol chiamare. Come sono diventati tutti allenatori, tutti DS, abbiamo già sbagliato il mercato. Non è vero tutto questo. La Roma ha perso solamente una partita, certo, quando si perde male, si perde e nessuno ha voglia di parlare, nessuno ha voglia, si scrive di tutto e di più, si offendono i giocatori, si offende il mister, si offende la società, si offende Pinto, il presidente. Quando si perde è sempre così, è sempre colpa di qualcuno. Non è così, per me non è colpa di nessuno, è stato che la Roma ha giocato male e ha perso meritatamente. Poi le colpe vanno sempre suddivise in tutti i reparti, in tutte le zone del campo. Però io penso che la Roma già giovedì e domenica prossima farà vedere quello che è veramente. La Roma c'è e questo è fuori ogni dubbio. Almeno io questo è quello che penso. Forza Roma sempre e dai avanti così.